Torino Lanes, campionato CCST, 29° round, oggi 30 luglio 2017. E allora le formazioni che stanno per scendere in campo al CCST Stadium per l'Atletico. Col numero 1 Alioto, il 2 Bertè, il 3 Russo, il 4 Cattafi, il 5 Formiche, il 6 Bellinvie, il 7 Cusupe Junior, l'8 Irrere, il 9 Marco Isgro, il 10 Antonio Maisano e l'11 Caravello. A disposizione in Pala Emanuele. Per la Vigor, col numero 1 Cusupe Senior, il 2 Trazzi, il 3 Torre, il 4 Giuseppe Isgro, il 5 Italiano, il 6 Giorgiani, il 7 Russo, l'8 Maisano Junior, il 9 Papale, il 10 Lamalfa e 11 Ciccer. A disposizione Vitale Senior. Ci mettiamo più in alto. Allora, campionato CCST, vediamo. Vabbè, partiti. Un po' di saperlo. Marco Isgro intanto. Tiro la bomba sulle spalle di Giuseppe Sgro. E arriva così il primo gol della giornata, Antonio Maisano per l'Atletico, 1-0. Incredibile Ciceri. Calcio di punizione, lo tira Papale, alto sul fondo. Grazie ancora. E Papale conclude di poco all'altro. Un fuorigioco che non c'è assolutamente. Ribattuta ancora su Trazzi e poi la conclusione sbagliata e errata di Maisano Junior. Per Cattafi ancora, il pallone non passa, poi c'è il tiro e la parata del portiere. Calcio di rigore. Maisano, gol 2-0, ancora un vantaggio per l'Atletico. Santino para, Russo, Giorgiani, Trazzi, il cross, vediamo, il colpo di testa di Papale, batte il pallone a terra, il pallone scavalca la traversa. Trazzi ancora sulla linea di fondo e Papale mangia gol. Giorgiani che tira. E la bella parata di Santino Alioto sul tiro di Giorgiani. Formica in altezza che svetta. Maisano, attenzione al lancio ora e parte ora il lancio, attenzione. Il tiro di Marco però, il tiro è basso. Un attimo fa ancora Cattafi, intanto Ciccari ha la possibilità, Cattafi ancora. Cusupe Junior sbaglia anche lui. Pericolosamente in aria, ora Trazzi mette un pallone per Cattafi e poi ancora un errore di Ciccio, l'Atletico, ora ancora Marco da là, probabilmente lui tira e il tiro è fuori e poi ancora un pallone per Papale, ancora una volta un pallone spedito alto. Anche in questo caso parato Antonio Russo. Ancora Maisano, e Maisano sbaglia anche lui questa volta. La Malfa, Papale che tira in porta e successivamente il tiro viene deviato da Cattafi, quindi un autorete, ma il gol viene dato a Papale. 2-1. Caldo. Sì, prego. Il cross di Trazzi, il colpo di testa vincente di Papale e il risultato va sul 2-2. Bellinvia, e gol 3-2. Gol incredibile, Cusupe si fa scavalcare da un tiro certamente che non è resistibile. Sì, l'ho capito. Arriva ancora un gol per l'Atletico, lo segna Bellinvia, ma il gol è annullato per fallo in attacco. Dice Trazzi ancora, Trazzi, attenzione, gol di Cusupe, il figlio fa il gol al papà. Cusupe tira e Cusupe Junior, senior pare. Maisano, Papale, incredibile Papale. Impalà, lo facciamo segnare. E il tiro di Impalà, peccato, è alto di poco. Centro poi affronta la difesa, passa il pallone a Cattafi. Cattafi è un ottimo tiratore ed è un gran gol. Gol di Cattafi, 5
2-2, bello il gol di Cattafi, forse il migliore della mattinata. E allora vittoria dell'Atletico con un bel gol di Cattafi, 29, siamo alla 29esima, perfetto. I due ragazzi Cattafi, complimenti per il gol. Grazie. Vediamo, va bene, abbiamo così concluso, un bye bye e una sentita alle prossime puntate.